un'app con gli itinerari turistici per far conoscere Bologna nel mondo, un ristorante takeaway con piatti vegetariani, vegani e per chiunque abbia una qualche forma di intolleranza alimentare, una cooperativa per la gestione di un negozio di vendita di prodotti sfusi o per la produzione e commercializzazione di un kit per la coltivazione di orti domestici, con una versione del kit solo per bambini. Il tutto corredato da analisi di mercato, studio di fattibilità, strategia commerciale e business plan. Sono alcune delle idee presentate al concorso Copyright Inventa una cooperativa edizione 2012-2013, promosso da Lega Coop Bologna, Conf Cooperative Bologna, in collaborazione con il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale e IRECOP e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna. L'iniziativa è realizzata anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna e la Fondazione Del Monte. Sei le classi in gara, quarta aziendale del professionale Malpighi di San Giovanni in Persiceto, quarta articolata BIEE dell'ITCS Salvemini di Casalecchio di Reno, quarta A meccanica dell'ITI Belluzzi Fioravanti, quarta AI dell'ITCS Rosa Luxemburg, quarta S del Liceo Fermi e seconda B del Liceo Galvani. La giuria ha assegnato a tutti i progetti presentati il premio di partecipazione di 1000 euro per ogni classe, in quanto tutti e sei coerenti con i criteri del bando. Il primo premio di merito, di ulteriori 1000 euro, per l'idea imprenditoriale più innovativa è stato assegnato alla quarta articolata BIEE del Salvemini per il progetto eTour, una cooperativa di produzione lavoro che opera nel campo turistico-culturale, attraverso lo sviluppo di una app web sia per smartphone e tablet. Il secondo premio di merito, invece, sempre di 1000 euro, è stato assegnato all'idea di impresa con maggiori ricadute sociali sul territorio. Il riconoscimento è stato consegnato alla quarta S del Liceo Fermi per il progetto Sfusami, la cooperativa dello sfuso, che prevede la creazione di una cooperativa per la gestione di un punto vendita di prodotti sfusi. La giuria di Copyright ha deciso di assegnare due menzioni speciali con un premio di 250 euro per ogni menzione ai progetti Orto Kit presentato dai ragazzi del Malpighi di Persiceto e Green Comida presentato dai ragazzi del Rosa Luxemburg. Gli elaborati dei ragazzi del Liceo Fermi e del Malpighi di Persiceto sono stati inoltre segnalati alla rete regionale Bella Coopia, dove potranno concorrere per ulteriori premi. Bella Coopia è promosso da Lega Coop Emilia Romagna. Si tratta di un concorso in cui vengono premiati i lavori che si sono distinti per caratteristiche di sostenibilità e responsabilità sociale nei diversi concorsi provinciali. Complessivamente, Copyright Inventa una cooperativa edizione 2012-2013 ha assegnato premi per 8.500 euro. Sono molto maturi questi progetti, guardano al futuro e sicuramente sono persone che in un ambito cooperativo daranno molta soddisfazione alla nostra società. Quest'anno la sesta edizione di Copyright ci restituisce sei progetti sviluppati dalle sei classi in concorso davvero di pregevolissima qualità imprenditoriale e questo non solo ci conforta ma non ci stupisce, perché i ragazzi sono davvero in sintonia con il cambiamento e quindi presentano delle idee imprenditoriali che tengono conto della sostenibilità ambientale, sociale, dell'innovazione, della tecnologia, quindi veramente, veramente dei progetti di altissima qualità. Li ho aiutati soprattutto dal punto di vista metodologico, quindi all'inizio nei primi incontri abbiamo cercato di aiutarli nell'arrivare a decidere che tipo di impresa avrebbero fatto e poi nell'impostare il lavoro vero e proprio di sviluppo, di scrittura del business plan. A volte hanno delle intuizioni che sono veramente molto interessanti. Noi quest'anno abbiamo avuto in classe dei rappresentanti delle cooperative tutor che hanno veramente molto apprezzato i progetti dei ragazzi, perché non so, è venuta una manager di Coop Adriatica al Liceo Fermi che ha fatto il negozio con i prodotti sfusi e ha detto noi stiamo cercando di cominciare adesso una sperimentazione da questo punto di vista, quindi i ragazzi sono più avanti. Abbiamo presentato come progetto Green Comida, che è una ipotetica
attività economica virtuale dove offriamo ai nostri consumatori finali prodotti biologici e i quali rispondono alle più particolari esigenze dei nostri consumatori come vegetariani, vegani e gli ipocalorici. Praticamente abbiamo creato una cooperativa che restaura e duplica oggetti metallici d'epoca o anche di uso comune. Riutilizziamo le cose vecchie e noi cerchiamo di restaurare l'antichità. Una cooperativa che si basa sulla vendita esclusa di prodotti alimentari e non alimentari. L'Orto Kit è un kit appunto per coltivare in casa, permettendo di coltivare in balcone e in casa appunto. Il mio progetto era la creazione di questa applicazione che consente ai turisti di sapere dove sono le varie postazioni, i vari ristoranti, i vari bar, il percorso già studiato. E poi abbiamo creato anche un'altra cosa che si chiama l'arte in classe, che praticamente spiega e cerca di far apprezzare e comprendere l'arte ai più piccoli.